canteremo tutti insieme l'inno 257. Ora, per chi ha piacere, possiamo aprire le nostre Bibbie e leggere il testo del sermone di oggi che troviamo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 18. Il versetto dice così: in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Possiamo accomodarci? Adesso invito mia moglie a continuare il sermone. Buongiorno, buon sabato. Non vi nascondo che c'è un po' di emozione, perché le altre volte che predicavo sempre da sotto, e è parecchio tempo che non sono quassù. Credo che l'ultima volta ero così alta per un culto degli scout, quindi un po' di emozione c'è, forse anche perché so che ci sono delle persone che seguono in streaming, che saluto e do il buon sabato anche a loro. La mia riflessione di oggi parte da una canzone di Art Garfunkel. Art Garfunkel è un cantautore che spesso ha fatto dei dischi con Simon, infatti è conosciuto con Simon and Garfunkel. E voi potreste pensare, ma come può una canzone del mondo, una canzone mondana, essere di ispirazione per un sermone, per una riflessione biblica? Vi assicuro che per me lo è stata. Non vi faccio sentire adesso però questa canzone, ve la faccio sentire alla fine. E il titolo di questa canzone in inglese è Grateful, che tradotto vuol dire grato, riconoscente. E vi devo dire che anche se l'ho ascoltata tantissime volte, credo che su YouTube le visualizzazioni, visto che l'ho guardata e sentita tante volte, sono aumentate di parecchio a causa mia, e ogni volta che l'ascolto mi fa riflettere sul concetto di gratitudine, e su cosa sia la gratitudine, e soprattutto se io in prima persona
coltivo la gratitudine, il senso di gratitudine sicuramente verso il Signore, verso chi mi circonda, la mia famiglia, la Chiesa, gli amici, qualsiasi persona che sta intorno a me. E vorrei analizzare con voi il concetto biblico di gratitudine, perché ritengo che, oltre che essere un cardine della vita cristiana, possa davvero migliorare la nostra qualità di vita in generale. Io credo, diciamo, si crede in generale che sia particolarmente facile essere grati per le cose grandi, le cose eclatanti, diciamo per i cosiddetti miracoli. Anche se in realtà la Bibbia ci racconta anche una cosa diversa, un fatto che va contro questa affermazione. Ce lo racconta in Luca 17, dal versetto 12 in poi. È la storia dei 10 lebbrosi. E sicuramente possiamo dire senza alcun ombra di dubbio che questa, la guarigione dei 10 lebbrosi, è stata qualcosa di veramente eclatante. E possiamo dire una cosa prodigiosa, un miracolo. Eppure, su 10, vi ricordate quanti sono tornati indietro? Leggiamo i versetti perché credo che siano molto significativi. Luca, capitolo 17, dal versetto 15 al versetto 18. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra, ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero? Allora, notiamo un paio di cose in questi versetti. A me piace molto cogliere i particolari dei versetti. Allora, che atteggiamento ha questo uomo che è stato guarito? Si getta faccia a terra, ci dice il versetto, quindi si umilia come un gesto, diciamo, di estrema riverenza verso Gesù, e poi lo ringrazia. Quindi c'è una successione di atteggiamenti. Poi la Bibbia aggiunge che era un samaritano. Quindi, diciamo, da un samaritano non è che ci si aspettava un atteggiamento di questo tipo verso gli ebrei. Sappiamo che c'era sempre un po' di attrito fra questi due popoli. E questo racconto porta due insegnamenti sostanziali per quanto riguarda il concetto di gratitudine, e cioè, prima di tutto, che dobbiamo ricordarci di ringraziare per i miracoli che il Signore fa nella nostra vita, perché io sono convinta che il Signore ancora oggi fa dei miracoli nelle nostre vite, e ovviamente dobbiamo saperli riconoscere e non permetterci di darli per scontati. Ma non solo. Il secondo insegnamento è che qualsiasi tipo di persona può mostrare gratitudine, anche se noi non la dobbiamo pretendere. Vi è mai capitato di dire: ah, quella persona non l'aiuto nemmeno, perché tanto non riceverò neanche un grazie? Vi è mai successo di dire una cosa del genere? Diciamo, come proposito per me e per voi, la prossima volta proviamo a dire, quando ci viene in testa un pensiero di questo genere, proviamo a dire: indipendentemente dalla reazione di quella persona, io l'aiuterò, perché farò del bene. Come dice Gesù: qualsiasi cosa la fate ai vostro prossimo, l'avete fatto a me. Allora pensiamo di fare del bene
a Gesù. E oltretutto, facendo del bene, possiamo anche essere una testimonianza vivente dell'Evangelo. Quindi abbiamo visto, con la Bibbia alla mano, che le cose grandi, eclatanti, non sempre fanno scattare il senso di gratitudine. E allora le cose piccole, le cose banali, le cose di tutti i giorni, le cose quotidiane, credo che qui diventa ancora più complicato il tutto. Più che altro perché magari siamo abituati ad avere determinate cose, le diamo per scontate perché le abbiamo sempre, e magari quando ci vengono tolte, allora capiamo qual era il valore di quella cosa, seppur piccola ai nostri occhi. E sapete, l'attore Denzel Washington, non so se avete presente, è quell'attore di colore che ha fatto sempre dei film molto, diciamo, impegnati, ha dato un consiglio pratico a questo proposito, molto semplice. Vi leggo le sue parole perché non voglio, diciamo, rovinare in qualche modo la sua affermazione. La sera, prima di andare a dormire, metti le tue pantofole sotto il letto, il più in fondo possibile, in modo tale che la mattina per prenderle ti devi inginocchiare. E una volta che ti trovi in ginocchio, ringrazia Dio per la sua grazia, per la sua misericordia e per la sua comprensione. Quindi sembra quasi strano, no, che da un attore di Hollywood possa venire un'affermazione così, così importante. E invece, diciamo, lui non si è vergognato di dimostrare la sua fede e, perché no, la sua gratitudine a Dio per quello che ha. E io credo che se iniziamo, come dice appunto Denzel Washington, la nostra giornata con una preghiera di ringraziamento, se non altro perché abbiamo aperto gli occhi, sicuramente la nostra predisposizione d'animo sarà diversa per la giornata che segue, ma sicuramente anche per le successive. Attenzione, qui bisogna approfondire un'altra questione. Quando diciamo la parola grazie, quando usiamo il verbo ringraziare, pensiamo giustamente a qualcosa di positivo, ci dà una sensazione positiva. Ma esiste un ringraziamento negativo? E voi pensereste, l'Adriana è andata fuori di testa, perché un ringraziamento negativo è difficile. E invece la Bibbia ci dà anche un esempio di un ringraziamento negativo. Andiamo in Luca, al capitolo 18, e leggiamo il versetto 11. Luca 18, 11. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano». Questo, secondo me, è l'esempio di un ringraziamento negativo. È un ringraziamento basato sul giudizio, sul pregiudizio verso il pubblicano e verso le altre persone, e di base è basato sull'arroganza di questo fariseo. Vi faccio notare una cosa. Qual è la posizione del fariseo? Il versetto ce lo dice: stando in piedi. E qual era la posizione del samaritano invece? Aveva messo la faccia a terra, quindi anche a livello proprio fisico l'atteggiamento è diverso. Ecco perché vi ho detto prima che mi piace analizzare le piccole espressioni dei versetti, perché sembrano messe lì a caso, ma in realtà hanno un insegnamento, diciamo, quasi nascosto. E ora direi che manca solo un aspetto della gratitudine, del ringraziamento, quello più difficile, quello che, diciamo,
a qualsiasi persona comune probabilmente non viene in mente. Ringraziamo il Signore per le prove, per le difficoltà che Lui permette nella nostra vita, e ho scelto apposta il verbo permette, perché non è il Signore che ci manda le difficoltà. Pensiamo alla storia di Giobbe. Il Signore ha permesso che Giobbe vivesse la sua esperienza. E qui arriviamo su un terreno accidentato, perché anche insidioso, perché va a toccare la sensibilità personale dell'individuo. Per cui io non voglio portare degli esempi di altri, perché ognuno vive le difficoltà, di qualsiasi tipo siano, in maniera diversa. E voglio raccontarvi la mia esperienza. Nel novembre del 2018, una notte, ho avuto la mia prima crisi epilettica notturna. Questa epilessia, che si verifica solo di notte però, è stata causata da un fortissimo stress emotivo. Questo l'ho scoperto in seguito. E ovviamente siamo andati al pronto soccorso, ho cominciato tutta una serie di visite lunghissime, e anche perché sospettavano che avessi un tumore al cervello, perché il tumore al cervello può provocare l'epilessia. Poi è stato fugata ogni ipotesi, perché con la risonanza era tutto a posto. E nel frattempo mi chiedevo: ma Signore, perché tu permetti questo? C'è qualcosa che devo capire? C'è qualcosa che devo imparare? Ma oltre a non capire io, neanche i medici capivano. Non capivano cosa stesse succedendo nella mia testa. E siamo arrivati all'agosto di quasi un anno dopo, del 2019, in cui faccio una visita neurologica al reparto neurologia di Udine, e il medico mi dice: guarda, l'unica soluzione che c'è è che tu faccia un ricovero di 3 giorni, potrebbero diventare anche 5, in cui noi monitoriamo la tua attività cerebrale. A malincuore accettai, a malincuore, perché già nella mia testa frullavano i ragazzi a scuola, i pranzi e quello e quell'altro, forse per questo anche che vuol dire che penso troppo, probabilmente. A parte gli scherzi, arrivo in ospedale, mi mettono questi 28 elettrodi in testa, che erano collegati a una macchina che era appesa qui a lato ed era collegata al computer. Per fortuna questa macchina era collegata anche via Bluetooth al computer, quindi ogni tanto potevo staccarla e fare un giro per il reparto. Nella stanza ero da sola, perché di notte accendevano la telecamera, quindi mi registravano anche di notte per vedere se avevo degli spasmi muscolari e quindi collegarli poi all'attività cerebrale. Nella stanza di fronte alla mia c'era un signore, Stefano, che aveva avuto un incidente grave. A seguito dell'incidente aveva avuto un ictus, era rimasto paralizzato, quindi era su una sedia a rotelle, aveva completamente quasi perso l'uso del braccio destro e non parlava più, se non dei semplici borbottii incomprensibili, purtroppo. E c'era un assistente OS molto gentile che si prendeva cura di lui e cercava di fargli una sorta di riabilitazione quando era proprio lì in reparto. E siccome avevo legato un po' con questa signora, mi chiede: senti, siccome devo andare nell'altro reparto, puoi guardarmi Stefano? Te lo lascio qui fuori dalla tua camera, sta facendo proprio i disegnini dell'asilo, le righette da su in giù, da sinistra a destra. E faccio: sì, beata l'ora, e così facevo anche qualcosa di diverso.
E mentre Stefano faceva gli esercizi, gli ho detto, ma spontaneamente, senza pensare, gli ho detto in inglese, very good, molto bene. E forse perché siccome stavo traducendo, mi era rimasto l'inglese in testa. Lui si gira, mi guarda con due occhi enormi e mi dice, oh yes, oh sì. E da lì io non sapevo tutta la sua trafila, diciamo, clinica, per cui non sapevo che proprio aveva completamente perso l'uso della parola. E quindi ho cominciato a parlargli in inglese e ho scoperto che lo sapeva benissimo, ma veramente bene. E sempre in inglese ho saputo che era un tecnico dell'aviazione addetto al controllo di sicurezza degli aerei a ronchi. Mi ha raccontato la scuola che ha fatto, che è stato pure bocciato un anno. Mi ha raccontato che era sposato, che la moglie lo aveva lasciato purtroppo dopo l'incidente e che aveva un figlio adolescente di nome Riccardo. Quando sono passati gli infermieri di nuovo, che hanno visto la scena, e mi hanno detto, ma come hai fatto? E io le ho detto, fatto cosa? Ma sono settimane che tentiamo di far parlare Stefano e tu arrivi qua e in 2-2-4 Stefano parla. Gli faccio, è successo e adesso Stefano parla, magari in inglese, ma parlerà anche in italiano forse dopo. Potete immaginare il mio stupore, perché in quel momento avevo capito esattamente, cioè mi avevano raccontato il suo caso clinico, quindi avevo capito che cosa era successo. E soprattutto ero contenta perché finalmente avrebbe potuto parlare con suo figlio, perché non c'era comunicazione. Il figlio, tra l'altro, aveva una sorta di blocco a causa della malattia verso il padre. Arriva il terzo giorno e mi dicono che gli elettrodi non hanno... il tracciato degli elettrodi non è sufficiente, quindi devo restare altri 2 giorni. Il medico che mi seguiva mi ha detto questo e ho detto vabbè, meno male che mi sono portata dietro del lavoro da fare. Mi fa, ah, che lavoro? E gli dico, io gestisco con mio marito una web TV e gli racconto sostanzialmente, molto in breve perché aveva chiaramente fretta. Il giorno dopo, sapete che il primario fa il giro dei reparti con il medico e anche con gli specializzandi. Entrano nella mia stanza e la prima domanda che mi fanno mi fa, beh, cara Adriana, allora, ci racconti un po' cosa fa questa Re dei Re TV? Vabbè, voi potete immaginare il mio stupore, bisognava in realtà analizzare il mio tracciato, ma vabbè, se vogliono sapere della televisione va benissimo. E quindi praticamente per 10 minuti ho parlato del messaggio biblico, anzi non ho parlato io, il Signore ha parlato al posto mio. Gli ho fatto, diciamo, un mini studio biblico sulla salvezza e di qual è la nostra missione con questa web TV. Perché ho deciso di raccontarvi questa mia esperienza? Perché era partita come una cosa estremamente negativa. E sinceramente ve lo dico, lo ammetto, non me la sentivo di ringraziare il Signore per questa esperienza. Non trovavo perché avrei dovuto ringraziare il Signore per un'esperienza di questo tipo. Però alla fine ho capito che questa esperienza è servita per Stefano, per recuperare la parola e quindi recuperare un rapporto con Riccardo, è servita perché bene o male almeno 5 persone hanno sentito il messaggio della salvezza e dal punto di vista della mia salute è stato stabilito che è un'epilessia notturna. E basta, quindi non è servito a niente, ma nei piani del Signore questa cosa è servita ed è per questo
che lo ringrazio. E quindi confido che il Signore abbia guidato tutto alla sua gloria, e quindi faccio mie le parole dell'Apostolo Paolo, che dice in Ebrei 12 al versetto 28: perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole con riverenza e timore. E adesso, come vi ho promesso, vi faccio sentire questa canzone dalla quale è nato questo culto. È in inglese, ma c'è la traduzione in italiano in modo tale che possiate godere di ogni parola di questa canzone. Four.
Ringraziamo Dio per il messaggio che oggi è stato trasmesso tramite la nostra sorella Adriana, un messaggio attuale per la vita quotidiana di oggi. Cantiamo adesso insieme l'inno 252. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo a te per ringraziarti, Signore, per le piccole cose, per le grandi cose che tu fai nella nostra vita. Ti chiedo, Signore, di renderci attenti a tutte le cose che tu fai per noi, a non sottovalutarle, in modo tale che possiamo anche essere una luce per chi ci circonda e farti conoscere, Signore, e affrettare in questo modo il tuo ritorno che noi anneliamo tanto, Signore. Questo te lo chiedo non perché abbiamo qualche merito, ma nel nome di Cristo Gesù. Amen. Or il Dio della pace vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e opere in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti noi. Amen. Buon sabato.